quando un lockdown provvidenziale per rifarsi il look accade alla villa Puccini di Torre del Lago, residenza storica nonché mausoleo del grande maestro, che proprio negli scorsi mesi, chiudendo al pubblico, ha visto il restauro di tutti i pavimenti del piano terra che negli anni si erano consumati anche per alcune inondazioni del lago. E questo fine settimana, con la riapertura dei musei in concomitanza con i luoghi del cuore del FAI, la villa ha riaperto, ripristinando il mosaico, integrandolo con le parti mancanti. Bellissimo risultato, perché dà veramente respiro a questa casa. Stabilirsi qua, e qua è nata tutta la sua opera, tutte le sue opere nascono sopra questo pianoforte. Lui qui a Torre del Lago si liberava, era se stesso, tanto che la lascerà solo nel 1921, perché di fianco a questa casa costruiscono una torpiera che deturba l'ambiente. Ristrutturazione anche della parte più intima della casa, ovvero la sala da caccia e le camere da letto. Cominciare a vedere visitatori dall'Unione Europea fino poi all'America, anche perché questa casa era meta di visitatori da tutte le parti del mondo, dal Giappone all'America, appunto, tantissimi visitatori ungheresi. E per il centenario della sua morte nel 2024, Torre del Lago pensa in grande, con la candidatura a capitale italiana della cultura. E abbiamo fondato un comitato promotore per le celebrazioni pucciniane 2024-2026, amministrazioni comunali di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dove sorge la casa degli antenati del maestro.